La parrocchia di Santa Maria della Verità sorge in uno dei siti archeologici più suggestivi della città di Benevento, l'antico teatro romano, inaugurato tra il 125 e il 128 dall'imperatore Adriano. L'attuale luogo liturgico fu voluto dall'arcivescovo Francesco Maria Banditi già nel 1776, per ricollocare l'antica parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, che nel 1702, completamente distrutta, fu trasferita nella cattedrale di Benevento. L'opera fu affidata all'architetto arcivescovile Saverio Casselli, al quale fu chiesto di collocare la nuova parrocchia in un sito idoneo e di progettarla. L'architetto individuò un suolo nel rione Trigio, poco distante dall'antico sedime della primitiva chiesa, confinante con i grottoni di Mappa. Tutto nasce dalla famiglia Mappa, attualmente estinta, che vi possedeva la sua casa gentilizia distrutta dal terremoto del 1688, incorporata nei ruderi del teatro romano. L'architetto Casselli presenta al cardinal Banditi il suolo prescelto e il progetto della chiesa con annessa casa parrocchiale, trovandone piena accettazione. La costruzione, affidata all'impresa dei fratelli Ignazio e Celestino De Iulis nell'agosto del 1779, fu ultimata nel 1781, come si evince anche dall'epigrafe sull'architrave della porta esterna dell'attuale chiesa, sul quale sovrasta anche lo stemma scolpito in pietra del cardinal Banditi. Il 16 aprile del 1782, seconda domenica di Pasqua, il cardinale arcivescovo procede alla forma canonica della consacrazione dell'attuale chiesa ed assegnerà la parrocchia al sacerdote Don Bartolomeo Laudati, primo parroco di Santa Maria della Verità. La chiesa nuova, salutata appunto con il titolo di parrocchia nuova, diffonderà segnali di fede e di speranza a tante generazioni. Non possiamo non ricordare, tra i tanti parroci del secolo scorso, il caro Don Carlo Lombardi, che per quel popolo, per quei giovani, difendendoli dalle insidie della droga, fu ucciso per mano di qualcuno che non amò il suo stile aperto, attento verso coloro che avevano più bisogno.